Vorrei parlarvi del rancore, del risentimento, dei sensi di colpa. Questi sono tre sentimenti che veramente sporcano la nostra aurea e la nostra energia. Da positiva la trasformiamo in negativa. Il rancore è un brutto, brutto, brutto elemento che bisogna proprio scacciare come un drago, come un rospo, come un diavoletto. Il continuare a vivere il rancore dentro di noi, oltre che farci male emozionalmente, ci fa male anche fisicamente, perché il rancore porta a dolori fisici, a dolori alle giunture, dolori così sparsi nel corpo, anche dolori di stomaco e anche dolori di pancia. Perciò cerchiamo veramente di perdonarci e di perdonare. Un altro elemento che fa malissimo è il giudizio negativo o il pettegolezzo. Porta veramente tanta energia negativa perché è un boomerang. Quando giudichiamo, parliamo male di qualcuno, l'energia parte, va verso quella persona e poi ritorna a noi. Allora, ogni qualvolta avete così il desiderio di fare dei pettegolezzi un po' acidi, pensate che questo vi porta negatività e cercate di abbandonare questo modo di vivere, questo modo di fare. Spesso quando si è nei ristoranti sento che il divertimento più facile, più economico è quello di parlare sempre degli altri. Focalizziamoci su noi stessi. Pensiamo a diventare persone migliori, trasformiamoci in una situazione di analisi, trasformiamoci veramente in una bella persona. Per bella persona non intendo i vestiti firmati, non intendo un look, che per carità, quello è grande libertà di ognuno di noi viverlo e farlo vedere o viverlo per noi stessi, ma soprattutto per la nostra interiorità. E come si fa per sciogliere il rancore? Beh, io dico che ci sono tanti esercizi, o si può usare uno dei fiori di Bach che scioglie veramente questo elemento cattivo dentro di noi. E vi parlerò dei fiori di Bach e quale dei fiori vi aiuta a sciogliere l'invidia, la gelosia, il rancore per voi stessi. Grazie dell'ascolto da Ornella Brunelli.